Mentre la Costituzione dice che la scuola dovrebbe essere uguale per tutte e per tutti, in questo Paese invece la scuola non riesce spesso ad accogliere chi fa più fatica. E quindi abbiamo parti del Paese dove la dispersione scolastica, il fallimento formativo, l'abbandono ha percentuali assolutamente basse, intorno al 3-4%, aree del Paese come la Calabria e la Campania dove la dispersione implicita, cioè quei ragazzi che pur finendo il ciclo di scuole superiori escono senza avere le competenze di base per poter trovare facilmente lavoro, ma anche semplicemente per godere fino in fondo dei propri diritti di cittadinanza, raggiunge il 28% in Calabria e il 23% in Campania. Esperienze a confronto per parlare di ripartenza nel mondo della scuola e di abbandono scolastico. È stato il Teatro Pietro Aretino lo scorso 29 ottobre ad ospitare una giornata ricca di eventi promossa da Oxfam Italia con il patrocinio del Comune di Arezzo e della Fondazione Cultura. Allora, il Covid ha certamente peggiorato la situazione dell'abbandono scolastico. Saremmo però un po' disonesti se dicessimo che il tema dell'abbandono scolastico nasce con il Covid. Allora, l'abbandono scolastico ha molte ragioni, due delle quali si raccordano in due parole. Una scuola che ha la necessità di essere sostenuta per essere una comunità, parte buona, ma parte altrettanto buona una scuola che sia sempre più collegata al mondo del lavoro, al mondo della produzione, al mondo dell'economia. Noi non dobbiamo avere paura di parlare di lavoro dentro la scuola. Per essere efficaci su questo tema serve sicuramente la scuola, ma serve che la scuola anche si apra alle istituzioni e alle associazioni del territorio, a quelle competenze che possano essere in grado di intervenire laddove un disagio anche scolastico inizia a manifestarsi nei primi momenti, oppure quando è il caso anche di valorizzare delle competenze che i ragazzi hanno, degli interessi che i ragazzi hanno e che non sempre a scuola vedono un riscontro. Da qui la cultura, il grande lavoro che abbiamo fatto anche con l'associazionismo giovanile affinché ci fossero dei percorsi integrativi a livello scolastico. Abbiamo visto in questo non solo un grande interesse da parte delle scuole, un grande interesse da parte delle associazioni. Abbiamo lavorato su una carta per l'alleanza, cioè una carta per l'alleanza e della collaborazione tra scuole, associazionismo e istituzioni. Questo ci auguriamo che sia, come dire, anche una tappa preliminare per avere un vero e proprio patto educativo, affinché queste esperienze siano strutturali e sul tema della povertà educativa e del disagio scolastico si possa intervenire tutti insieme con un piano comune. Una giornata che si è chiusa alle 21 con lo spettacolo dal titolo L'amore per l'educazione, scritto e interpretato dall'attore e regista Gabriele Vacis. Tu fai ancora il restio, tu fai ancora il restio, è un'espressione che ci risulta subito un po' ostica, no? Tu sei restio, semmai diciamo oggi, no? Fai ancora il restio, fai fare il restio, già non ci risulta più, è un linguaggio un po' arcaico, no? Tu fai ancora il restio, ma senti, pensa un po' che misera, spregevole cosa sarebbe la tua giornata se tu non andassi a scuola. A mani giunte, a capo a una settimana, domanderesti di ritornarci. Roso dalla noia e dalla vergogna, stomacato dai tuoi trastulli e dalla tua esistenza. Il linguaggio è un po' arcaico, no? Però in questi giorni mi capita di parlare con ragazzi delle scuole di Arezzo e questa mattina proprio un ragazzo mi diceva: a marzo del 2020 non ho capito subito che cosa stava succedendo. Quando mia mamma mi ha detto domani non si va a scuola, io ho pensato evviva. E poi io ho chiesto: e quanto è durato questo evviva? E lui mi ha detto: boh, i primi due mesi.